Buonasera e ben ritrovati alla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco, questa sera eh, parleremo di Arezzo Fiere, un tema di cui si è molto parlato nelle ultime settimane e non solo, con questi scambi al fulmicotone tra eh, il sindaco Ghinelli e il presidente di eh, Arezzo Fiere Boldi, che noi ovviamente avevamo eh, invitato, ma insomma ci ha detto che preferiva ecco, non eh, partecipare in questo momento per non rinfocolare le polemiche che eh, ci sono state. Parleremo anche eh, di quella che è la nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con Arezzo che come previsto perde anche quest'altra autonomia. Cerchiamo di capire anche ovviamente nel concreto cosa accadrà. Intanto però prima di cominciare io saluto eh, Fabio Mori qui il padrone di casa alla Casa dell'Energia, che appunto di cui è il eh, direttore e... De, no, due anni, a due anni, due anni, quindi sei ancora, sì, sì, ancora. giovane direttore. Sì, sì, giovane. Allora, eh, che ci racconti? Intanto c'è una grande puntata che faremo una prossima settimana perché chi ci sarà qui? Allora, sì, ci saranno due rappresentanti dell'imprenditoria retina, che poi nel senso non è solo Retina, ma è diventata internazionale. Ci sarà Gianni Gori, il presidente di Graziella Holding, e Fabrizio Bernini, che appunto è il delegato di Confindustria Firenze per quanto riguarda quei lab di innovazione tecnologica. Quindi, due temi centrali: che sono appunto il settore orafo. Il settore manifatturiero aretino e l'innovazione, l'high tech, che sicuramente Zucchetti, di cui Zucchetti rappresenta un'elite importante. Ecco, io non volevo tanto entrare sì. nel merito del, della questione, poi i nostri ospiti esplicheranno in maniera più puntuale. Io volevo un po' parlare di coesione territoriale, perché qui ad Arezzo secondo me ce n'è bisogno. Eh, come dicevo prima, sono due anni che ho iniziato a dirigere Casa dell'Energia, che credo sia stata un'esperienza positiva un po' per tutta la città e in primis per, per me stesso. Eh, ovviamente ho visto come alcune volte sia difficile ad Arezzo integrarsi nel suo tessuto produttivo, nel suo tessuto diciamo, economico, non solo, ma anche cercare di dare un'offerta un didattica, formativa, un'offerta che vada un po' a... Indirizzarsi a tutte le categorie della città. Ecco, secondo me questa, questa divisione, questa parzialità un po' ricorda i nostri tempi medievali. Insomma. Ecco, il, il nostro cavallo rampante, cioè la la difficoltà di essere riuniti sotto un'unica egida diciamo ci caratterizza e anche un punto di forza. Però, io dico, in questo momento bisogna anche un po' far da parte i personalismi. Eh, mi riferisco appunto alla questione tra Boldi, che rappresenta sì. il, il centro affari e congressi, e il sindaco, che rappresenta ovviamente l'amministrazione e che rappresenta la città di Arezzo. E guardo un po' diciamo il nostro tessuto attuale. Vedo una città che ha perso dei punti importanti. La Casa delle Culture, che ha perso. Eh, appunto dei centri di aggregazione importanti le difficoltà del, delle logge del grano eh, la presenza diciamo ad Arezzo di strutture pubbliche che vengono gestite privatamente come appunto questo è il caso di Casa dell'Energia ma anche appunto lo stesso Arezzo Fiere e Congressi è gestita da una partecipata pubblica ecco io credo che l'amministrazione e questi soggetti che siano appunto eh, pubblici parapubblici o privati devono cercare di avere tutti una solita direttrice, cioè cercare di fare il bene della città unendosi e dando il meglio nelle proprie, nelle proprie elite e nel, nel, nei propri punti di, di rappresentanza. Insomma. Ecco, quindi ci vuole più coesione. Cerchiamo di andare tutti verso un'unica un direttrice per cercare di fare meglio e per risollevare anche un po' questa città che credo ce ne sia bisogno insomma, in questo momento. Messaggio lanciato, grazie a, grazie a Fabio Mori. Partiamo con la scheda. Si è probabilmente sentito accerchiato dalle polemiche e dopo mesi di silenzio torna a parlare alzando la voce il presidente di Arezzo Fiere, Andrea Boldi. Destinatario di un lungo comunicato, il sindaco Ghinelli che in consiglio comunale, tra le altre cose, aveva detto di avere chiesto ad Arezzo Fiere l'auditorium in cambio dell'IMU non pagata. Un'operazione che sbloccherebbe anche il nuovo parcheggio di Arezzo Fiere. Boldi dalla sua percepisce il sindaco Ghinelli come una sorta di nemico per lo sviluppo di Arezzo Fiere. Ho accettato, dice, svolto gratuitamente il lavoro per senso di responsabilità e amore per la mia città. In quel momento la società deteneva le seguenti esposizioni economiche: 6 milioni di debito iscritti a bilancio, 2 milioni richiesti dal Comune di Arezzo per Limo e non accantonati, debiti ancora oggi oggetto, di vertenze giudiziarie, lavori da liquidare all'impresa costruttrice per oltre un milione di euro, 1 milione e 2 chiesti al Comune per la viabilità, nonostante le proprie inadempienze e non accantonati a bilancio decine di decreti ingiuntivi da parte dello stesso comune e di un imprecisato numero di fornitori. Il totale quindi dei debiti al 2014 era di 28 milioni di euro, il fatturato di Arezzo Fiere 3,2 milioni con una perdita di 2 milioni e 8. Oltre all'aumento degli eventi in programma, tale da arrivare alla piena occupazione dei locali attraverso l'accordo sindacale stipulato, abbiamo ridotto i costi del personale di oltre il 25% in quattro anni. Ci siamo aggiudicati il contratto con la pubblica amministrazione che renderà alla fiera 2,1 milioni di euro. A partire dall'insediamento di Alessandro Chinelli come sindaco, dice Boldi: mi sono dovuto confrontare con una realtà nuova e imprevedibile: un socio che pareva e pare avere come unico obiettivo non gli interessi della città di Arezzo e quindi della Fiera, al contrario, valutando nell'operato quel che appare. E che egli voglia interrompere il processo di crescita e di ripristino della fertilità economica, come dimostra il suo auspicare il pignoramento dei conti correnti dell'ente fiera. Ho dovuto con impegno impedire che ciò avvenisse fino ad oggi e con lo stesso impegno cercherò di impedire che una misura simile sia assunta, almeno fino a quando sarò a capo del CDA e della società. Oggi Arezzo Fiera ha 6 milioni di debito, 6,7 milioni di credito da ricevere sulla base del contratto con Italia N Exhibition Group. Si è avviata la procedura di vendita di alcuni immobili di proprietà inutilizzati per ridurre l'imperial. Indebitamento e regolarizzare la struttura. Il comune non ha mai ceduto il terreno dell'ex campo scuola che avrebbe dovuto conferire all'ente fiera come da documentazione amministrativa e contrattuale sussistente. Inoltre è mancata la realizzazione della promessa viabilità nei pressi dei locali fieristici, tra cui l'importantissima rotonda di Via Fiorentina. L'elenco delle politiche di svantaggio messo in atto dal Comune di Arezzo nei confronti di Arezzo Fiera è evidente secondo Boldi. Che auspica un governo territoriale più lungimirante. Il dibattito non voglio entrarci, dico soltanto che noi abbiamo fatto bene come Regione Toscana a investire tanti soldi in questa struttura. Lo rivendichiamo, lo rivendichiamo con orgoglio, l'ha fatto Martini, l'ha fatto Rossi. E mi pare che questa struttura alla fine serve, mi auguro che sia accudita, sostenuta, supportata perché è un bene per la città di Arezzo, è un bene per la Toscana e come si può vedere per tutta Italia. Ecco. Quindi lavoriamo, ecco. questo mi pare il punto. Saluto il direttore di Informa Ghezzo Paolo Casalini, benvenuto. Ciao, buonasera. E poi ritroviamo dopo qualche anno Alessandro Ruzzi, che ringrazio molto di essere qui. Fu candidato a sindaco alle ultime elezioni e proprio sul tema di Arezzo Fiere si sono molto concentrati alcuni suoi interventi eh, interessanti, apparsi proprio su Informa Arezzo. Saluto poi il nostro David Buonasera Faltoni e Piero Franchini. Buonasera. Allora, eh, partiamo da Paolo. Come. Come valuti eh, questo, diciamo, questa sorta di guerra, come è stata chiamata, no? che però è, aleggia su una struttura no? che era eh, stata presentata, costruita, realizzata e ampliata come uno dei centri no? che dovevano portare prosperità anche alla nostra città e eh, questa guerra che effettivamente sembra un po' personale tra Ghinelli e Boldi. Sì, peggio di così non la potrei giudicare. Eh, io credo che una struttura come Arezzo Fiere è nata per stimolare eh, l'imprenditoria, stimolare la crescita occupazionale, stimolare il lavoro, far crescere la città. Nel momento in cui si scatenano delle guerre come questa e soprattutto in cui un ente come quello dell'ente pubblico comunale eh, non tiene fede ai suoi impegni e non parlo di questa amministrazione, parliamo anche delle precedenti, non tiene fede ai suoi impegni, non sottoscrive il capitale sociale nonostante dichiari di averlo fatto o di essere intenzionato a farlo, non trasferisca beni che avrebbero dovuto coprire almeno in parte gli impegni sottoscritti, si eh, lascia la Camera di Commercio sola a pagare e a gestire tutto quanto. E aggiungo altrettanto vergognoso perché io mi sento un italiano quindi mi dispiace poi quando gli enti pubblici non pagano, eh, mettono in difficoltà la ditta costruttrice che a sua volta riversa su altre ditte aretine che sono fallite per questo, eh, importi non mai mai saldati perché sono andati a contenzioso e poi hanno chiuso saldo a straccio. Naturalmente, Salini ha riversato su tutti i subappaltatori i soldi che non ha riscosso e questi sono saltati. Ecco, mi dispiace molto perché mi sento un italiano quando in queste cose è coinvolto un ente, una serie di enti pubblici e in questo caso si parla dell'ente Fiera di Arezzo che io non considero una società privata, la sento mia, è parte della mia città, non mi importa se è di proprietà del comune, se è di proprietà della provincia, della regione, della Camera di Commercio, di chi volete voi, io la sento come una parte della mia città. Sento che è qualcosa di importante per noi, cioè in che direzione stiamo remando? Stiamo remando tutti nello stesso verso? Vogliamo tutti raggiungere lo stesso obiettivo, che è quello della crescita della nostra società, della nostra città, dell'occupazione nel nostro luogo? Oppure ci vogliamo solo eh, mirare a remare in direzione della nostra parrocchia, per chiamiamola parrocchia, per lo dire della nostra parte politica? Perché se è solo questa, a me non mi interessa nemmeno discutere. Mi sembra che di vivere nella Repubblica delle Banane. Sono piuttosto duro in questo perché me ne rendo conto. Però mi sento amareggiato. Cioè queste polemiche amareggiano la gente. Io sento nei miei lettori nei commenti agli articoli che vengono postati sui formati, sento amarezza soprattutto. E anche un senso brutto perché lo considero eh, una, una cosa decisamente negativa un senso di abbandono di, di ormai non c'è più niente da fare eh, no, non nessuno ha una, una prospettiva una speranza si lascia che tutto vada in malora e si pensa che anche il centro affari sia destinato a, questa, a questo destino andare in malora ecco, fermiamo questa Interrompiamo questo trend perché, altrimenti, cioè io credo non, non vedo nulla di buono nel nostro futuro. Alessandro Cunzi, eh, Boldi no, dice: Io ho trovato una situazione eh, catastrofica. Fa capire perché parla di eh, più di 20 milioni. Pare che siano 28, quanto ha detto, eh, di situazioni di vittoria, adesso sono 6 con tutta una serie di crediti che dobbiamo riscuotere, quindi abbiamo poi, ha detto sempre in questa nota, eh, vinto questo bando anche per i concorsi pubblici, quindi ha aperto la struttura forse anche a cose per cui non era, per, non era stata pensata e quindi dice abbiamo fatto un buon lavoro. Ecco, eh, come vedi invece la, la situazione? Andrea Boldi, e mi dispiace che non sia qui stasera, ha portato diciamo, in evidenza quelli che ritiene essere i suoi risultati, sulla cui positività io esprimo dei dubbi. Intanto, perché l'accordo con l'International Exhibition Group, che ricordo è espressione diretta della Fiera di Vicenza di Rimini, eh, che andrà a avere la gestione per quattro anni delle manifestazioni ora ferretine, eh, a me personalmente è una scelta che non convince perché gli espositori ora feritrini sono stati virgolette, venduti alla Fiera di Vicenza e che a questo punto... Eh, di conserva con Fiera Rimini farà il bello e il cattivo tempo. Già la scelta della data del prossimo oro Arezzo, che è stata prima fissata, poi nuovamente annunciata dicendo che è una grande idea, una grande pensata, perché così non interferisce con le eh, festività musulmane o ebraiche, considerato che la fiera si tiene un mese e dieci giorni prima del Ramadan, mi sembra piuttosto strano perché io ho fatto le fiere in Italia con Ramadan e chi vuole comprare viene, non è quello il problema. Eh, il problema è naturalmente per quello che riguarda l'intero bussolotto, chiamiamolo così, di Arezzo Fiere Congressi. È un parto eh, che non poteva venire bene, non poteva venire bene perché un investimento eh, di 40 milioni per larghissima parte. Eh, Finanziato da enti pubblici, per cui un imprenditore retino contribuisce quattro volte a, alla fondazione di Arezzo e Ferrei Congressi, con il 40% della regione toscana, con il 12% eh, grosso modo ogni volta di comune e provincia e il, oh, il 25% della Camera di Commercio. Quindi c'è qualcuno che ha. Veramente sostenuto con i propri soldi, addirittura molti imprenditori orafi sono soci di Arezzo Fiale Congressi. Una struttura che forse andava pensata molto più piccola, risolvendo i problemi che esistevano nella precedente e dotandola di un vero direttore, di un vero programma industriale. Sono state fatte decine di piani industriali, nessuno di questi è andato a buon fine. Fra l'altro, c'è da chiedersi. Chi è che dovrebbe vigilare sull'applicazione di un piano industriale? Perché se non avviene forse bisogna tornare come nel gioco dell'Oca alla casella iniziale. Eh, qui chiaramente c'è stato un meccanismo collettivo di interesse a far sì di costruire questa enorme struttura, molto spinta da certe associazioni di categoria, perché pensavano di fare molto in coming, come si dice, cioè di avere... Eh, tanti operatori e visitatori ospiti degli alberghi aretini e preoccupandosi molto poco della manifattura aretina, eh, ossia del, degli espositori. Eh, il risultato è che eh, dopo eh, il, già il sostanziale disinteresse eh, dell'amministrazione Fanfani, perché giustamente l'ha accennato Paolo Casalini, il primo che doveva cacciare i soldi nel famoso milione e mezzo che manca di capitale sociale era l'amministrazione Fanfani. Questi soldi non sono stati versati. Il contenzioso sull'IMU-ICI risale appunto all'amministrazione Fanfani, che ha sempre chiesto questi soldi, e non sono stati neanche accantonati regolarmente nei bilanci di Arezzo Fiere. Ma la domanda è, ma siccome si sente parlare da anni che il comune d'Arezzo ehm, aveva sottoscritto e non ha mai versato, perché non ha versato? Perché se a me uno non mi versa, io lo porto al tribunale. Fermiamoci qui, <coughs> pubblicità. Di nuovo insieme alla Casa Energia per Nego su Bianco. Allora, eh, David, eh, hai ascoltato no, l'accorato intervento sia di Paolo Casalini che di Alessandro Ruzzi. Tu che idea ti sei fatto su come è stata gestita e quella situazione un po' paradossale no, che, che si è venuta a creare? Allora, mh, cioè io farei una panoramica anche più ampia perché... Il centro affari è inserito in un contesto, eh, metterei all'interno di questo contesto l'area Lebole, l'ex campo di Atletica, cioè, io direi veramente una parte della città che sembrava che doveva diventare eh, il punto, l'avanguardia stessa di Arezzo, centri, torri, mi ricordo ci doveva essere, quindi c'erano dei progetti innovativi per la città, la, la riqualificazione della, della lebole, e invece oggi è veramente qualcosa di incredibile perché se veniamo qua più vicino ai Carabinieri c'è tutta quell'area eh, ex Mancini dove ci sono quegli edifici semicostruiti e oggi mezzi di ruti. C'è una viabilità, non so se ci avete fatto caso, oramai insostenibile perché lì quel semaforo non riesce a reggere. Più c'è tutto il degrado dell'ex area label, il degrado del campo scuola e si continua a dire che si farà, che si farà. Allora, io credo che. Semplicemente tutta questa idea di utilizzo di quell'area, questa è la dimostrazione che nessuno è stato in grado di capire quello che doveva diventare, che poteva diventare e quindi direi un gran fallimento di tutte le amministrazioni precedenti, anche di questa, perché a monetti a 5 anni non sono riusciti a risolvere questo problema. e Il centro affari si inserisce bene in questa idea, in questo contesto, perché secondo me Arezzo come è stato già detto non aveva bisogno di questa struttura perché forse questa struttura sarà stata pensata 30 anni fa quando Arezzo aveva un manifatturiero forte quando effettivamente il manifatturiero aveva necessità di ambienti come quello per esporre i propri prodotti e oggi eh, ancora abbiamo un po' di manifatturiero ma insomma direi con, che ha un grosso affanno e il e oltretutto il manifatturiero che non ha affanno, che c'è Arezzo, qualcosa c'è, però io non credo che utilizzi quell'ambiente per esporre nulla perché oramai c'ha i propri canali. Quindi direi che è un, veramente tutta, quel, tutta quell'area è veramente un insieme di errori eh, soldi pubblici buttati via e credo che sia veramente la dimostrazione della nostra decadenza. E anche questo scontro, questo confronto scontro che si vede che evidentemente porta come al solito a pensare chissà cosa c'è dietro, chissà quali interessi c'è dietro. Eh, però io penso che effettivamente quello che ci dovrebbe preoccupare, ci deve veramente far, eh, ci dovrebbe far riflettere tutti i soldi buttati nel, in quell'ambiente, capire. Se è stato fatto bene, se è stato fatto male, ma non tanto perché ormai non si torna indietro, ma perlomeno perché amministra per capire che nel futuro di smettere di fare errori di questo tipo con i soldi di tutti che oggi non ci sono neanche più. Piego, ti ricordi che facevamo proprio una trasmissione della passata edizione in quando si parlava e quando poi era stato ufficializzato l'accordo con Italian Exhibition Group, avevamo espresso anche: ti ricordi? le Perplessità, registrammo anche in alcuni operatori o alcuni rappresentanti che non ne volevano neanche parlare in quel momento perché erano un po' anche forse no, delusi, arrabbiati per una scelta che poi alla fine forse hanno più subito che, eh, che accettato. E è una situazione insomma in cui anche il settore delle fiere, cioè si è ampliata una struttura in un contesto di fiere che comunque è in crisi un po' da tempo, no? a parte S lodevoli sì. eccezioni da altre parti. Dunque, io eh, diciamo che quando fatto parte appunto del consiglio di amministrazione della Camera di Commercio sia nel momento in cui la Camera di Commercio venne costruita diciamo, e sia eh, fino all'ultimo momento ora a, a quello che tanta gente di Arezzo dice alla vendita siena della Camera di Commercio quindi ecco, e, e, ho ascoltato con attenzione tutto ciò che è stato detto quindi condivido diciamo, in parte tutto ciò che è stato detto perché io eh, lo condivido in parte, perché mi sento come, diciamo, eh, appunto, in questo caso rappresentante del consiglio di amministrazione della Camera di Commercio, eh, essendo stato lì per tutti questi anni, eh, che eh, questa mamma, diciamo, che è stata la Camera di Commercio, purtroppo eh, in questo caso ha partorito un figliolo che non era poi tanto, diciamo, come dire, eh, eh, venuto bene. Insomma, ecco perché eh, chiaramente ci sono stati problemi prima, prima de, 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 dell'avvenuta diciamo, condivisione insieme a, alle varie due fiere perché chiamerei più che altro così Rimini e Vicenza Quindi, cioè, a me quello che è, mi dispiace è che effettivamente in questa struttura noi ci abbiamo creduto ci abbiamo creduto veramente Tant'è vero che c'è stato anche un periodo in cui abbiamo anche rischiato, perché lo raccontava prima eh, Casalini, quando la Salini appunto non veniva, non veniva pagata, eh, diciamo che anche come consiglieri abbiamo un attimino rischiato che eh, ci fosse qualche atto diciamo, di, 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 così, eh, giuridico. Quindi, ecco, io eh, quello che dico è questo, che purtroppo lì veramente ci sono stati eh, buttati tanti soldini. E tante volte noi in consiglio di amministrazione abbiamo parlato appunto di, di questa come dire, forse esagero sciagura che era appunto Arezzo Fiere. E perché? Perché noi vedevamo che non c'era la possibilità di, 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 come dire, di poter effettivamente farla funzionare come era stata progettata, come era stata voluta ma eh, purtroppo però è eh, un problema diciamo, soprattutto anche di chi non ci ha creduto come ad esempio le varie amministrazioni comunali che non, non ci hanno mai creduto, quindi ecco, l'unica fase diciamo, un pochino migliore era stata quella appunto dell'inizio, quindi con, i, con il sindaco Lucherini, però diciamo, poi dopo era, eravamo nella fase appunto di, di costruzione. Quindi, ecco, però ci sono state appunto, diciamo, molte problematiche poi, eh, che non, eh, hanno aiutato a, a cercare di, effettivamente, di fare una cosa che funzionasse e bene. Ci sono stati problemi appunto, con la regione, perché la regione chiaramente, che aveva Tirato fuori dei soldi, quindi tant'è vero che per un periodo è mancato anche il rappresentante nel, nel consiglio. Quindi, perché? Perché effettivamente sono state una serie di arrabbiature, di, di polemiche di, che non hanno certamente aiutato. Nonostante tutto, noi, come Camera di Commercio, diciamo, siamo, riusciti, siamo riusciti a mettere insieme un piccolo tesoretto che eh, probabilmente domani farà comodo, ora non lo so. Se tutto verrà dopo con questo accorpamento con Siena, questo tesoretto rimarrà. Noi come Consiglio abbiamo preteso e voluto che nelle carte fosse scritto che eh, questo tesoretto venisse speso là, eh, nel luogo dove era stato eh, diciamo, messo insieme, quindi su Arezzo, quindi destinato a, alle cose che dov dovranno essere fatte su Arezzo. Quindi, D'altro canto però, ecco, ripeto, ci sono stati tanti periodi in cui eh, sono state dovute fare, tra virgolette, punture, punture di, di, di sostentamento ad Ezzo Fiere, che probabilmente diciamo, ha peccato un po' anche sulla gestione eh, diciamo che mh, probabilmente eh, non c'è stato un ascolto preciso a quello che effettivamente la città, una parte della città voleva e chiedeva e che fosse effettivamente steso dei, 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 dei documenti e delle cose e, e che, fossero, che salvaguardassero questo nostro ambiente e, e lo salvaguardassero appunto da questi falchi che arrivavano da, da fuori e invece purtroppo... Eh, lì abbiamo fatto questo, i falchi hanno fatto il nido e poi dopo eh, si sono appropriati probabilmente di qualche cosa appunto che era, come si diceva, le, 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 diciamo le fiere dell'oro e poi dopo tutto sommato eh, poi ci hanno lasciato qui a vedere di farci, badate ahimè, il mercato delle pulci. Ecco, quindi cioè, questo è tutto ciò che noi siamo stati capaci a fare e costruire io non ho niente contro me la, 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 però se forse non so qualcuno spera che i soldi che eh, mancano vengano tirati fuori dal mercato delle pulci non lo so pro probabilmente può darsi eh, rimaniamo anche maniamo con le pulce volevo chiedere, Alessandro Cuzzi poi dopo poi agganciare ovviamente a quello che diceva Piero Fanchi prima hai detto no che gli orafi di fatto sono i soci di Arezzo Fiere eh, infatti in un tuo intervento avevi anche scritto eh, quanto costa agli orafi partecipare ad esempio a un'edizione no, di Gold Italy o di, o di Oro Arezzo sì. e, e con quali ritorni poi? E, eh, questa è una delle grandi insoddisfazioni perché eh, gli orafi aretini in Italia partecipano in gran parte alle fiori orafi di Vicenza, struttura fioristica che ha avuto un incremento dimensionale nella fine degli anni 90, mentre noi siamo arrivati circa 15 anni dopo eh, su un tuttavia immobile che già aveva numerose iniziative ed eventi per esporre le fiere retine negli anni 80 bisognava diventare soci eh, di, di quello che era allora Rezzo Fiere Congressi e in più pagare la quota associativa e questa è una cosa che alla quale gli aretini si sono sottoposti volentieri perché la sentivano loro, ma adesso andando a vedere che spendono per uno stand doppio circa 6.000 euro, cioè qui si parla di uno stand da 18 metri, 20 metri, cioè esattamente allineato a quello che è il prezzo delle principali e più importanti manifestazioni feristiche nel mondo, e certamente attendono un ritorno adeguato, perché si parla di confrontarsi con Hong Kong, dove ci vanno decine di migliaia di visitatori, piuttosto che Vicenza, dove il nocciolo dei visitatori non è quello che viene portato dall'ente fiera o dalla regione toscana. Cioè, la gente ci va perché vuole comprare, non perché viene a fare la città, cioè questo è un problema fondamentale eh, che eh, riporta l'origine del problema. Quando è stato fatto eh, Arezzo Fiera Congressi, il mercato fieristico era già in sofferenza, mmh. è stata fatta una struttura gigantesca in un posto peraltro eh, sacrificato sotto tutti gli aspetti, in mancanza di un vero. Piano industriale. Questo naturalmente porta chi eh, Arezzo Fiere Congressi a dire: scediamo in gestione le fiere orafe ai nostri amici avversari di Vicenza, perché così rimettiamo a posto i conti di Arezzo Fiere Congressi. Io credo che eh, questa è un po' la logica che ha lasciato il Travedere Buldi con questi soldi. Eh, spera di eh, riuscire a sistemare il problema del pregresso e eh, ci troveremo con, ma, magari appunto a non avere più debiti pregressi, ma a, a non avere più niente da fare dentro quel eh, padiglione fieristico. Il problema è in tutti questi anni che si è accumulato è la mancanza di trasparenza, sono stati fatti miriadi di errori eh, e mi dispiace dirlo. Uh, io credo che un, in questo una uh, dinamica molto forte sia stata quella della politica e delle associazioni in Arezzo che uh, non hanno saputo esprimere niente al di là della lite uh, perché era importante accaparrarsi qualche migliaio di euro per le proprie manifestazioni. Questo ha portato Arezzo addirittura uh, a vedere come la nascente appena nata Camera di Commercio di Arezzo e Siena ha avuto forte Arezzo di un territorio imprenditoriale decisamente più forte. Il, la sede legale, che peraltro è una splendida sede, ma non esprime il presidente, perché il presidente è un senese, è uno di lungo corso, non ho problemi a dirlo. È nel suo curriculum dal 99 che lui. Ha incarichi eh, in rappresentanza della sua associazione di categoria artigiana e eh, dopo vent'anni lo ritroviamo presidente della Camera di Commercio di eh, Arezzo e Siena, che dovrebbe proseguire come ha detto Piero Franchini nei patti parasociali quello che è di Arezzo si spende su Arezzo quello che si faceva prima a Siena resta su Siena quello che si faceva su Arezzo si fa a Arezzo tutto questo lo voglio vedere perché verranno il, i momenti in cui tocca fare delle scelte in cui tutto quello che si faceva l'anno scorso quest'anno non riusciamo a farlo perché non ci sono i soldi quindi chi sosterrà Arezzo Fiere Congressi, che non ha sviluppato un numero di eventi, chi sosterrà le attività delle categorie aretine? Se domani, come temo, soldi ce ne saranno di meno da una parte e dall'altra, perché eh, finora, lo ricordava Piero, la Camera di Commercio è stata fondamentale per sostenere eh, Arezzo Fiere Congressi perché nonostante un espositore che ha C6 mila euro per quattro giorni di fiera, questi soldi, mi dispiace dirlo, eh, spariscono come rena fra le mani. Sì. Il problema è appunto una chiara mancanza di prospettiva di governance eh, che la politica non si è assolutamente data, perché basta pensare a, a quale tipo di interventi qualificanti hanno fatto gli assessori alle attività produttive negli ultimi 15 anni. Pubblicità. Torniamo alla Casa dell'Energia, stiamo parlando di Arezzo Fiera, qua tra poco riprenderemo anche il discorso sulla, sulla Camera di, di Commercio, sentiremo anche l'intervista al, al nuovo Presidente. Eh, riparto da, da Paolo Casalini e ci riallacciamo anche a quello che diceva Alessandro Ruzzi, a quello che dicevamo all'inizio, perché anche quando questa storia è arrivata no, in Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio... Eh, ha dato poi, ecco, al di là di quali siano le responsabilità appunto sulla governance, tutto quello che vogliamo, no? se Arizzo Fiera ha sviluppato no, degli eventi tali da ecco, potersi sostenere, però quello che ha dato forse un po' fastidio è come il comune no, percepisce Paolo questa storia, cioè non come un qualcosa della città, perché andare contro in quel modo no, rischia di andare contro poi alla città stessa, o no? Sì, cioè, la sensazione è che. Eh, ci, siano, mh, ci sia il desiderio di, eh, anche nei confronti di Arezzo Fiere di, un, di fare un po' di occupazione politica. Io vorrei, vorrei dire una cosa: ho sentito prima sulla storia di Arezzo Fiere. Quando Arezzo Fiere fu pensata, internet pr praticamente non esisteva o andava a carburo, cioè sì. era un giocattolo per pochi addetti. Nessuno avrebbe mai immaginato che 25 anni dopo eh, il mondo delle fiere sarebbe affondato eh, grazie alla telematica che era ormai aveva preso il posto della vecchia fiera campionaria. Le fiere sono tutte in crisi, è eh, in crisi la fiera del Levante, coperta di debiti, è eh, in crisi la fiera di Milano, altre sono fallite addirittura, altre stanno pensando, quella di Carrara, stanno pensando di riconvertire gli immobili con altre destinazioni. Cioè, questa è la situazione, c'è poco da fare. E il sistema fiere è arrivato alla, alla fine della strada, oggi si accende il computer, si guarda un prodotto made in Corea, made in Cina, made in Thailandia, dove volete voi, e in 48 ore se uno vuole ce l'ha a casa, non c'è bisogno di organizzare, ormai la, la, il commercio è esteso in termini globali, questa è la globalizzazione, le fiere in questo mondo che, a cui ci stiamo affacciando hanno lasciato il tempo che trovano, questo non significa che non è possibile dare nuova vita a quel tipo di eh, struttura. Cioè, se guardiamo altre parti del mondo dove il, il, il sistema ancora funziona, si vede che queste strutture sono in grado di generare ricchezza, quindi di, di portare eh, eh, nuovi clienti, aprire nuovi mercati. Naturalmente non, si, non funzionano più come si conoscevano 25 anni fa o 30 anni fa, non c'è più il banchino dell'Orafo che mostra un cliente che viene... Da Dubai i suoi prodotti e eh, funziona diversamente. Eh, questo anche il mercato delle pulci, secondo me, fa parte di questo nuovo modo di concepire questo tipo di strutture. Io non ci trovo nulla di, di particolarmente drammatico. Se è un negozio per il corso si sente. In concorrenza col mercato delle pulci, dello svuota soffitte, significa o che è sbagliato qualcosa nel negoziante o che è veramente sbagliato il mercato. In entrambi i casi vanno corretti i problemi. Ma se il mercato delle pulci è limitato o allo svuota negozio, quindi dove tutti i commercianti portano il loro registro di cassa e tutto quello che gli avanza il negozio svuotano le cantine, svuotano i magazzini, lo portano lì a prezzi da saldo o se è realmente le soffitte dei cittadini che vengono portate in piazza e messe in vendita a due centesimi è un'usanza che in America si fa da 50 anni la gente lo fa nel giardinetto di casa e non ha mai fatto concorrenza a nessuno se si pensa che questo porti sia un meccanismo che entri in concorrenza con i commercianti significa che c'è qualcosa di sbagliato forse anche nei commercianti detto questo era solo eh, una diciamo una, una specificazione anche nei confronti di quelli che organizzano il mercatino delle pulci. Quindi Confesercenti è un po' esagerato con quel comunicato. <coughs> Ma secondo no? me eh. sì, In ecco, cioè io non ci trovo... Lanciava l'allarme sui troppi mercatini. Senti, vent'anni eh, fa lanciarono l'allarme eh. sull'outlet, l'outlet l'hanno portato a Val di Chiana. Eh. A Valdichiana oggi da un milione di veicoli che passavano al casello oggi ne passano 5. Naturalmente questo ha portato benessere a Valdichiana e, e a Foiano. Ad Arezzo per difendere una categoria ci siamo tagliati eh, no, 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 non lo i, dire, i boh. Santissimi. Non lo dire, Paolo. No, non lo dico. Eh, ci siamo tagliati da soli una, 10 milioni di persone. Che ogni anno frequentano l'outlet valdichiana. Se il 10%, se il 5%, se il 3% di quei 10 milioni fosse entrato in città, si parla di 300.000 persone. Il 3% di quelli che vanno all'outlet ogni anno. Sono valori che ti fanno stare male. Allora dico, se invece che continuare a fare le difese d'ufficio di chiunque. E provassimo anche a immaginare il futuro e anche a pensare a come eh, far diventare il centro affari produttivo in modo che riporti alla città ricchezza, ecco questo dovrebbe essere il ruolo anche di un ente pubblico. In Italia siamo riusciti soltanto a tassarlo. Perché Naturalmente le chiese non pagano, gli enti religiosi non hanno pagato, ora l'Europa ci ha detto che devono, devono pagare anche loro. Altri enti pubblici o istituti o edifici pubblici non pagano lì, ma l'ente Fiere deve, deve pagare, pagare anche... una valangata di soldi. No, mi dici se questa è una repubblica seria, se siamo governati da gente che ha un po' di raziocinio in quello che sta facendo? Siamo il commercialista che dice è giusto ma, che paghi l'immune Limo che sopie. Allora, cioè, sicuramente da un punto di vista giuridico, visto che è di una società privata, è logico che lo deve pagare. La Però... società privata, scusami, eh, permettimi un... lo, lo stupore, no? Perché secondo me qui c'è anche un meccanismo che tende a nascondersi dietro un'azienda di diritto privato quando tutti i soci sono in verità, eh, vabbè, ma... o la maggioranza di essi, è denaro pubblico di società privata controllata la eh, quindi eh, su questo sono permettimi, è una cosa che tengo a ricordare perché questo eh sì, è una me, sottrazione da, per quanto riguarda l'IMU le, le norme eh, sull'IMU è, è una società commerciale e quindi la paga questo eh, cioè eh, è, è vero eh, però ci vengono anche sottratte degli strumenti di controllo e poi dopo ci troviamo ohimè, a rincorrere le cose eh, e eh, penso che la diatriba su Limo sia anche quella eh, decisamente gonfiata perché bisogna non questa è nata ai tempi di Fanfani è diventata esplosiva perché dentro dei cioè, congressi nessuno ha accantonato quello che doveva essere accantonato eh, poi Bologna, Boldi dice che altrove pagano molto meno io non ho, mm. spero che eh, ci renda anche più facile esaminare questi aspetti eh, però certo che qualcuno la, eh, vede eh, quello scatolone come strumento di cassa intanto. Per le casse comunali. Dai. Sì, allora io mi piacerebbe più affrontare la questione della Camera di Commercio, perché secondo me eh, a me mi ha stupito il silenzio che c'è stato, stato in città, perché mh, di fatto la Camera di Commercio. Si è fusa con Siena e ha la sede legale a Arezzo, ma oggi sappiamo benissimo che con l'informatica, con internet, ti puoi avere anche la sede legale a Arezzo, ma magari tutti i centri eh, direzionali o dove anche effettivamente si, eh, si svolge la maggior parte dell'attività possono essere da un'altra parte. Poi l'altro aspetto il fatto che Comunque la presidenza sia andata a Siena, io credo è molto più importante la presidenza che non certo la sede legale. Ma eh, eh, Piero ha detto ora, dice, eh, abbiamo dato un atto di indirizzo in cui si è detto di utilizzare le somme eh, per Arezzo, ma oramai è nato, è nato un nuovo ente che è unico sotto un profilo giuridico, non è che avrà due contabilità, ne ha una sola effettivamente per un certo periodo avrà due sedi, avrà due uffici e qui faccio una parentesi, si capisce anche poco per quale motivo le hanno voluti unire, perché se si deve conservare due strutture e allora se era un problema solo del consiglio d'amministrazione bastava dire che chi è nel consiglio d'amministrazione lo fa gratuitamente, perché non credo che avesse un gran costo il consiglio d'amministrazione. No, era prima un di mi risulta, non era mi risulta che la Camera di Commercio d'Arezzo del... abbia degli avanzi, abbia delle somme accantonate, non so Siena se ce l'ha. E... Ecco, Siena ce l'ha. Ecco, Siena non lo so, ma evidentemente è un, sì, un unico... Siamo sui 4-5 milioni. Di eh, e Siena? Siena si pensa a un milione, un milione e mezzo. Eh. Quindi chiaramente... L'ente è unico, il conto correnti possono essere anche una resa, ma l'ente è unico e, e questi soldi entrano a far parte di un'unica realtà. E, e quindi io mi sarei aspettato veramente una levata di scudi da parte delle associazioni di categoria, dalla pubblica amministrazione. Che parlano di tutto. Parlano <ride> di tutto, perché obiettivamente... Io ribadisco cioè, il motivo di questa unione. Ma dove sta? Cioè, qual è l'utilità di, eh, di unire queste due realtà? Che oltretutto non vedo proprio. A parte la dimensione eh, di, di, di questa Camera di commercio, perché alla fine si sono messe insieme le due province più grosse della Toscana, e, e quindi. Sarà la più grande della Toscana? Come sì, no, ma eh, voglio dire, quindi tutto sommato. Eh, non lo so quali sono i parametri per queste unioni, ma in ogni caso noi l'avevamo detto anche per la ASL, l'abbiamo detto per <coughs> la raccolta dei rifiuti, per, per tutto questo. Cioè, non si capisce il motivo di, eh, di questa scelta, ma soprattutto non riesco a capire perché tutti in silenzio, forse perché. Eh, non lo so, qui eh, mi viene da pensare che Siena, vista la crisi del monte, si debba cercare di aiutare Siena, mi viene da pensare eh, tutta una serie di elementi di riparazione. Ho capito, ma secondo me Arezzo in una. A parte ha avuto banca italia ma Siena tutto sommato ha un'università. e Un'università ha. Mh, Tante cose che noi non abbiamo, ha un turismo, ha tante opportunità che noi non abbiamo e quindi non riesco a capire perché si debba continuare a voler sacrificare eh, Arezzo e, 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 non, eh, e, e tutti si debba stare zitti. Velocemente, Alessandro, eh, ha perfettamente ragione, qui bisogna sempre ricordare che. Il, uh, il momento giuridico in cui fu deciso l'accorpamento delle Camere di Commercio di tutta Italia è stato sotto il governo Renzi, mm. fu scelto un criterio oh, di fusione per vicinanza... Ma sono nome Renzi, ho sentito un sogno. Sì, di... no, guarda. E eh, lo so, ma dico no, no, cioè, so che questa è probabilmente una fatto cosa... più trasmissioni sulla situazione delle province, che anche quella... foglie. Eh. Eh, perché appunto questa è un'altra no, no. follia ora voglio eh. dar noi a, a Paolo cioè lui sosteneva il sì per la riforma costituzionale ma i presupposti erano questi e cioè, lo so, eh, eh, purtroppo cioè, è andata cioè, cioè gli eh, italiani eh, per fortuna lo, sono stati intelligenti qui, che perlomeno e lo possiamo come questi... dire malmenare ma arrivando <ride> al problema del silenzio di Arezzo su quello che è successo intorno alla Camera di Commercio c'è cioè, come ha detto qualcuno mai sentito una città così concorde e con la politica così assente come in questa operazione. Forse proprio questo silenzio dovrebbe far tirare sulle orecchie a quelli che hanno inteso che questo silenzio e questo accordo non è per niente positivo né per la città né per le imprese, perché la Camera di Commercio è la casa delle imprese, quindi alla fine eh, sono loro quelli che devono avere dei benefici. Non credo che con questo percorso che porterà, penso alla prossima elezione, ad avere un presidente rearetino di un'associazione di servizi, riuscirà a, appunto, a rimettere in movimento l'economia retina che purtroppo, come diceva Paolo, va incontro ad una dinamica di cambiamento epocale, perché Internet lo ha introdotto perché Amazon è un esempio del quale bisogna purtroppo tenere di conto, e pu dico purtroppo eh, perché i negozi di vicinato eh, andrebbero difesi diversamente, ma su questo problema forse le associazioni sono molto autoreferenziali e molto poco invece interessate a quello che accade ai loro associati. E questa l'ho detta. Eh. Dopo la pubblicità sentiremo eh, il nuovo Presidente della Camera di Commercio. Tutti gli uffici sono rimasti nei rispettivi territori, tutti i servizi hanno ehm, posizionamento sia a Siena sia ad Arezzo. Non è stato perso un posto di lavoro. I colleghi continuano a lavorare esattamente come lavoravano prima sulle stesse materie. Giuseppe Salvini, segretario della nuova Camera di Commercio Arezzo-Siena, rassicura tutti: nonostante Arezzo con questo accorpamento abbia perso la presidenza in favore di Siena, non cambierà nulla, dice. Il consiglio, composto da 33 membri, si è già riunito. Unito in quella che è stata designata come la sede legale gli uffici di via Spallanzani ad Arezzo. L'ente diventa così di vaste dimensioni, con 83.000 imprese e copre un terzo dei comuni toscani. Adesso il Consiglio dovrà riunirsi per comporre la Giunta e scegliere i vicepresidenti. Da lì inizierà il programma vero di mandato una struttura che fosse diffusa ancora di prossimità accanto alle imprese nei rispettivi territori. Quindi anche sul versante delle imprese non ci saranno, da questo punto di vista che è il mio, dei servizi, dell'operatività, dell'organizzazione, alcun cambiamento. E ad Agrietour 2018 la prima uscita pubblica del nuovo presidente Massimo Guasconi. Camera che è tra le più grandi dal punto di vista anche numerico. Insomma, Arezzo poi ha questa componente dell'oro. Lei conosce già questo settore o lo conoscerà? Beh, sicuramente lo conoscerò meglio. Ovviamente non è che lo ignoro, anzi, voglio dire, ho già cominciato a prendere i primi contatti, a. Ad conoscere e informarmi su queste specificità che ovviamente fanno, fanno grande, hanno fatto grande Arezzo anche nella storia, per cui eh, abbiamo comparti importanti entrambi, e sappiamo di essere una Camera di primo livello, quindi sicuramente un interlocutore importante e pesante con tutte le altre istituzioni, eh, abbiamo un terzo del territorio regionale, oltre 76 comuni su 270, una popolazione di, 600, di oltre 600.000 abitanti, quindi crediamo di poter davvero fare una massa critica importante comunque per il territorio in senso stretto ma soprattutto per l'economia, le nostre imprese e le nostre aziende. Allora, l'ultimo giro lo facciamo, Piego. Chiaramente come si prese, erano presentate le cose, come era fatta questa legge diciamo, degli accorpamenti, appunto, eh, perché anche questa legge sugli accorpamenti è stata fatta perché alcune Camere di Commercio che erano state diciamo, sprecone e avevano dilapidato tantissimi soldi, eh, tenete presente che per dire alcune Camere di Commercio che avevano la nostra stessa diciamo, dimensione come, come eh, imprese, praticamente avevano tre volte i nostri dipendenti, quindi ecco, avevano addirittura due direttori, due... Quindi, e quindi ecco, per questo motivo diciamo, è stato poi cercato di accorpare, tant'è vero che eh, abbiamo subito veramente questa, questa imposizione di cercare di dover fare, anzi, di dover scegliere, poi tra l'altro per fortuna ci è stata data anche questa possibilità. Tant'è vero che prima era stato detto che dovevamo unirci anche con Grosseto, però lì c'erano veramente dei grossi problemi. Allora, se fosse stato così, avremmo preso proprio delle gatte da pelare. Ecco, quindi probabilmente, ecco, diciamo che quello che è stato eh, fatto. Eh, chiaramente, voi pensate chi è che governa, governa la regione e quindi la regione è governata da una certa eh, parte politica che in, negli, ultimi momenti, negli ultimi tempi non è che solo sulla Camera di Commercio ha cercato di spostare le cose su Siena voi lo sapete nella sanità ne, 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 la, la, la nettezza urbana, tutto, tutto ciò che ma poi diciamo... è andata male perché ha perso anche Siena sì appunto cioè, <ride> cioè, a, a forza di a spostare a eh, mandato... fo sì ma infatti <ride> A Siena è stato perso tutto, quindi probabilmente questo è l'ultimo diciamo, regalo che è stato dato. Io ecco questo che devo dire, un appuntino che faccio alle associazioni di categoria è che eh, anche quando al momento del, dell'unione appunto con lo IEG cioè, era, erano diciamo, ben pensanti probabilmente, eh, io spero che non sia la stessa cosa, cioè va a dire che va, non venga fuori un altro fallimento perché è chiaro che eh, qui è inutile stare a pensare, chi è che decide ciò che deve fare le Camere di Commercio sono le associazioni di categoria. E quindi è inutile stare... E le associazioni di categoria a sua volta poi hanno sempre una parte politica all'interno. E quindi e chiaramente eh, poi dopo, anche lì funzionano le varie maggioranze. Funzionano le varie maggioranze chiaramente di chi ha più associati, di chi ha più iscritti, e quindi, e poi, dopo eh, chiaramente, ci sono sempre degli accordi che devono essere all'italiana, e quindi all'italiana si, si, eh, si cerca di compensare eh, qualche perdita per qualcuno e si compensa. Ecco, questo è come funziona. Quindi, non ci stupiamo più di tanto cioè perché questa è la nostra Italia e le, no le cose in Italia funzionano così. L'ultima cosa, Paolo, eh, questo silenzio di cui si, si diceva, no? Perché su altri accorpamenti o diciamo aree vaste si sono sollevate no? polemiche, sulla carica di commercio la cosa è passata un po' in sordina. Sì, anch'io aspetto. Tutto sommato non ho, non ho scritto nulla e ho deciso di attendere, di vedere quello che succederà, perché eh, lo spirito Anche te ti di... nascondi dietro la pagina. Sì, eh. la, la, lo spirito con cui è stato fatto questo accorpamento naturalmente è quello di razionalizzare il mondo delle Camere di Commercio. Eh, in passato c'è stato, nel quinquennio passato, qualcuno aveva detto ah, aboliamo la Camera di Commercio, è tutto sommato è un ente che è solo un ente esattore, serve a poco, non ha un, costa troppo per quello che produce. Era questo il ragionamento, eh, poi alla fine all'italiana a un certo punto si è deciso di passare dal pensare a una possibile abolizione all'accorpamenti, quindi 100 camere di commercio sono troppe, facciamone 50, tutte le città che non arrivano a una determinata soglia si trovino un'altra camera di commercio con cui fondersi in modo che tutte le camere di commercio abbiano una soglia minima eh, di, di iscritti. Questo naturalmente era la razza de, del pensiero. E poi staremo a vedere, insomma, io non mi preoccupo molto ecco, sulla Camera dei Commercio non sono molto preoccupato. L'ultima cosa voglio dire: eh, tutte le cose che sono state fatte io, mh, avendo partecipato appunto ai consigli, molte abbiamo dovuto turarci il naso per affrontarle e per cercare di portarle avanti, perché onestamente, come, a come era stata fatta questa legge, eh, diciamo che. Non c'era solo da tapparsi il naso, ma anche altre cose da tapparsi. Sì, sì. In conclusione, no chiedo da ex sfidante di Ghinelli alle, alle elezioni. Devo no? che voto, sul che voto? politico. Sì, devo ma scendere. proprio Flash: che sì. voto dai a no, non questa non amministrazione non essere, Ghinelli non 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 e che cosa prevedi che accada tra due anni? cioè Riuscirà? Si sì, sì, ricandiderà? a mantenere la poltrona ma Linelli va sicuramente a Firenze va a, Figenze, a fare sì. il presidente della regione il presidente della regione e so. come si chiama il governatore, sì, il governatore. Eh, insomma quello che sia perché credo è che per questo, è un eh, un da un punto di vista politico se, credo che sia un riconoscimento che io non gli, gli hanno dato la Saccardi della Lega, che anche lei è, ma è destinata me, a fare eh, il presidente della quella della che Gio... diventò no, la Saccardi, la, che no, è, la, sì, la no. coordinatrice regionale no? il sindaco di Cascina sì, 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 il sindaco di la sì. scene, non la, sì. Sì. Saccala, eh, la, la Saccardi, Saccardi è la volata al suo posto, sicuramente ho no, sbagliato. Sì, volevo dire la sindaca sì, di Cascina che ha un cognome simile. Mi sembra io ritengo che l'amministrazione Ghinelli. Per me è facile, non ha mantenuto le, le promesse che ne aveva fatte tante. Andate a rivedere il libretto che aveva fatto Ghinelli e che ne so, parliamo delle famose incubature di imprese. Assolutamente normale, però, siccome di là, eh, di là è, è il, no, il, niente, il meno, eh, chiaramente dovrei tem tem temere, non lo so è la democrazia straordinaria quindi vince chi prende più sì, voti sì, scelta, eh, sì, scelta, eh, sì. e credo che ci sarà un'amministrazione di destra anche al prossimo sì. giro ad Arezzo, io penso di sì e chi sarà Gaburri? potrebbe essere un eh, concorrente ma io vedo un altro assessore che potrebbe in verità molto confessionale cercare di farsi spazio a gomitate confessionale, confessionale ah, me, ci siamo intesi so credo oh. di aver capito credo di aver capito e, eh, permettete sì, un'ultima cosa sì. sulla resofere allora, con con congressi parlo, perché, eh, Bianconi diceva il sindaco Fontana quindi no, senso, eh. non faremo più veramente il sindaco no, Fontana no vabbè eh, eh, <ride> no, uno mi, che, mi scusate resofere congressi una, una struttura in quel modo o mette in evidenza i prodotti e i produttori del territorio o porta gente con altre manifestazioni. Non può fare tre manifestazioni all'anno, perché in verità le altre sono assolutamente marginali, perché così non rispetta nessuno dei, dei, degli indici della sua mission, che sono appunto o di qui o di o là. Grazie ad Alessandro Cuzzi, grazie a Paolo Casalini, a David Faltoni, a Piago Franchini. Alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera.